Riprendiamo la nostra serie su come studiare inglese in poco tempo e come imparare a parlare da sola o da solo. Oggi parliamo di come arrivare a un livello B1, B2 e scopriremo le tecniche, i metodi, i libri, le risorse gratis online e soprattutto le 5 punte di stella su cui ci dobbiamo concentrare per diventare fluenti in inglese. Let's go! Bentornati in questa serie di puntate in cui parliamo di come imparare l'inglese in poco tempo. Oggi facciamo seguito alla puntata precedente in cui parlavamo di come iniziare da zero e parliamo invece di come arrivare a un livello cosiddetto B1, B2, secondo il Common European Framework for Languages. Se iniziate completamente da zero, andate a guardare quella puntata perché contiene tutti i metodi, le strategie e le tecniche, e anche i libri e le risorse online per iniziare a parlare inglese, a studiare inglese da soli, ma va bene anche per tutte le altre lingue. Ormai abbiamo capito che per diventare fluente in inglese, ma comunque per imparare anche a parlare dalle basi inglese non basta un mese. In realtà anche per questo ci sono delle tabelle, dei calcoli approssimativi che ci dicono, come potete vedere, che sono necessarie circa 100 ore per arrivare al livello 1, poi altre 180-200 ore di lezioni individuali, quindi guidate, per arrivare al livello A2, e si segue poi aumentando di molto le ore di lezione necessarie, 350-400 per il livello B1, altre 500-600 per arrivare al livello B2 e poi un altro numero di ore aggiuntive esorbitante per arrivare ai livelli C1 e C2, che sono i livelli di madrelingua. Certo, se una persona fa solo quello dalla mattina alla sera, quindi si studia l'inglese, si mette a parlare inglese, va in completa immersione tutto il giorno, è ovvio che lo imparerà con molta più facilità e velocità, ma noi siamo per lo più persone che studiano e lavorano e abbiamo bisogno di diluire un po' di più l'apprendimento. Non è detto che sia un male, continuiamo la nostra scalata verso il successo nell'apprendimento della lingua inglese fluente. Il livello a cui puntiamo oggi si chiama B1, B2 è un livello intermedio, viene definito di utente autonomo, è la persona che è in grado di capire le cose familiari, riesce anche a scrivere brevi testi e sa raccontare quello che fa. Poi, mano a mano che va avanti, i testi diventano più complessi, il suo parlato diventa più sciolto, più spontaneo e si è anche in grado di fare costruzioni grammaticali più complesse, come facciamo in italiano. Notiamo che questi livelli B1, B2, intermedi si differenziano molto da A1 e A2, di cui abbiamo parlato nel precedente video, perché in quei livelli noi avevamo una comprensione base delle espressioni quotidiane, eravamo in grado magari di presentare noi stessi, le persone che conosciamo, e di parlare lentamente o capire persone che parlano lentamente, sempre su argomenti familiari e comuni e con costruzioni grammaticali piuttosto semplici. La puntata di oggi è divisa in 5 parti, una per ogni indicazione che vi darò su una parte specifica della lingua inglese. Come fossero 5 punte di una stella, la prima punta riguarda la fonetica. A un livello B1 B2 bisogna pronunciare correttamente tutti i suoni della lingua, vocalici e consonantici. Per questo ci vengono in aiuto tantissime risorse online, in particolare questo bellissimo sito della BBC English, dove potete notare che abbiamo esempi di pronuncia, in contesto, dei suoni, delle differenze tra suoni simili, di alcune parole all'interno di quali questi suoni si possono trovare, e poi uno a uno i suoni vocalici e consonantici, le vocali brevi, le vocali lunghe. Insomma, tutti questi suoni vanno
praticati uno a uno per imparare a farli. Il cervello si deve abituare che ci sono quei suoni che sono differenti dall'italiano e a questo livello intermedio non possiamo più permetterci di non riconoscerli e di non saperli pronunciare, anche perché poi, come vedremo tra poco, quando qualcuno ci parla, quei suoni saranno presenti. Se il cervello non ha imparato a pronunciarli e a riconoscerli mentre studiavamo a casa, non sarà in grado di riconoscerli nel parlato dell'altra persona e non capirà una parola. E di questo ce ne siamo già accorti, perché a scuola magari abbiamo imparato le frasi anche base pronunciate male con un misto di inglese e italiano, per esempio, qual è il tuo cognome? What's your surname? Ecco, noi ci aspettiamo che tutti quei suoni, quella R, quel name, detto così, esistano in inglese, ma non ci sono. Parliamo con un inglese e ci chiede what's your surname? Che cosa ci avrà chiesto? Noi ci aspettavamo surname e lui ci ha detto surname. L'italiano invece, che ha sempre letto in inglese tourist e ha sempre pronunciato tourist, darà per scontato che il suono della parola inglese sia tourist. Provate a pronunciarlo con me, tourist. Vedete quanto è complesso e diverso dalla parola tourist a cui siamo stati abituati a scuola. Sono suoni completamente diversi. Ecco, l'inglese è tutto così. Quindi dobbiamo imparare a riconoscere e a esprimere i suoni e le parole con la loro pronuncia corretta. Seconda punta della stella, il vocabolario. Bisogna continuare a studiare termini nuovi? Sì, per tutta la vita. Ma allora non è vero che con circa 1000 parole si riesce a parlare fluentemente inglese? Perché con quelle 1000 parole sono costruite il 90-95% delle frasi della lingua? No, non è vero. È vero che quei termini sono presenti nella maggior parte delle frasi base di uso colloquiale della lingua, ma sono mescolate, soprattutto in inglese questo succede in maniera molto complessa, e vanno a creare delle strutture a sé stanti, composte a volte da più di una parola, che vanno ricordate così. Un esempio tipico sono i phrasal verbs. A questo livello intermedio è indispensabile iniziare a studiare, oltre ai termini singoli, anche termini composti da due o tre parole, i phrasal verbs appunto, che sono costituiti generalmente da verbo più preposizione. Per farlo vi suggerisco delle risorse online o di acquistare un libro specifico sui phrasal verbs. Anche qui ci rivolgiamo alla Cambridge University Press o alla Oxford University Press, che sono le due case che a mio parere fanno i libri migliori, i più utili in assoluto per l'apprendimento della lingua inglese. E vediamo che qui ci vengono presentati, come al solito, anche qui i phrasal verbs divisi per unità, quindi ogni volta noi troviamo generalmente nel titolo le preposizioni che verranno usate per costruire i phrasal verbs e dovremo studiare i phrasal verbs uno per uno, purtroppo a memoria, per tutte queste preposizioni, e vi preannuncio che ce ne sono migliaia, sono tantissimi, ne nascono ogni anno di nuovi e ci sono alcuni verbi, come per esempio get, e alcune preposizioni, come per esempio in, che vengono utilizzati in decine di phrasal verbs con significati completamente diversi. Bisogna iniziare a studiarli e nel prossimo video, nella prossima puntata, approfondiremo come studiare bene i phrasal verbs, perché possono essere veramente complicati. Comunque sono il turning point. Quando iniziamo a usare qualche phrasal verb, ci rendiamo conto che finalmente stiamo usando la lingua inglese come va usata, per parlare come le persone inglesi parlano nella vita di tutti i giorni. Per studiare i vocaboli sono molto utili tutti i libri dell'English Vocabulary News, che io adoro. Mi raccomando, a questo punto dobbiamo abbandonare totalmente l'italiano. Mi è stata fatta questa domanda in alcuni commenti sotto la precedente puntata e la risposta è no, non si può più scrivere termine italiano uguale termine inglese. Bisogna scrivere al limite termine inglese uguale definizione semplificata in inglese. Questo ci permette di essere in completa
immersione nella lingua e di non utilizzare più l'italiano come veicolo verso l'inglese, perché dobbiamo abituare il nostro cervello che quando parliamo inglese switchiamo all'inglese, cioè non pensiamo più in italiano e cerchiamo di tradurre in inglese. Questo raddoppia o triplica i tempi nel dialogo, la persona che abbiamo davanti si stufa di stare ad ascoltarci e noi tra l'altro costruiamo delle frasi assurde perché le stiamo traducendo dall'italiano con la loro struttura. Dobbiamo ragionare gradualmente in inglese. Terza punta della stella, la grammatica, c'è poco da dire, bisogna continuare a studiarla. Potete usare i libri di cui abbiamo parlato nella precedente puntata oppure, per esempio, il sito della BBC Learning English che presenta esercizi di grammatica progressivi. A questo punto vi consiglio di puntare su quegli argomenti, per esempio i modali o le preposizioni o i verbi irregolari. Quegli argomenti, come dicevamo, che vi servono per approfondire una cosa in cui non siete fortissimi. Voi sapete che noi parliamo spesso di tappare i buchi di competenza. Ecco, funziona anche per la lingua inglese e per la grammatica inglese in particolare. Quarta punta della stella, lettura e ascolto. È il momento, come abbiamo già detto nel vocabolario, di mollare l'italiano, iniziare a leggere tutto quello che prima leggevamo in italiano in inglese, sforzarci di capire almeno il senso generale. Lo vediamo tra poco che cosa leggeremo in inglese d'ora in poi. Tutto: blog, ricette, articoli di interesse, fumetti, libri, se vi va. Non vi consiglio i libri semplificati, lo so che sono molto usati nell'apprendimento dell'inglese, ma se ne perde il gusto. Preferisco utilizzare libri semplici in inglese o in americano, ma nelle loro versioni complete e originali, che se ci piace la letteratura ce li fanno gustare come se li stessimo leggendo in italiano, anzi di più. E la stessa cosa vale per i video, i vlog. Possiamo vedere un vlog di viaggio che parla di, non lo so, un viaggio in Giordania in inglese che altrimenti avremmo visto in italiano. Questo ci permetterà di iniziare a capire il senso generale delle frasi che vengono dette nel video, perché riusciamo a rapportarlo con quello che vediamo nel video, che questa è una delle cose migliori che possiamo fare per l'apprendimento dell'inglese. Adesso facciamo due piccole aggiunte. La prima è: quando leggo un articolo o quando vedo un video, che cosa devo fare? Mi devo fermare ogni volta per cercare il termine che non ho capito? No. Capire il senso generale significa che ci fermiamo solo quando, a questo livello, non riusciamo proprio a capire il senso della frase perché ci manca qualche tassello. Ci rendiamo conto che il tassello mancante è una parola specifica senza la quale non capiremmo tutto il senso della frase. Altrimenti continuiamo a leggere cercando sempre di capire il senso di quello che stiamo leggendo o a guardare il video o ascoltare un podcast. E mentre ascoltiamo e guardiamo facciamo una cosa bellissima, che è l'indicazione numero 2. Quando sentiamo una frase che riconosciamo intera e che ci piace come suona, fermiamo la lettura o fermiamo l'ascolto del podcast o la visione del video e proviamo a ripeterla, a pronunciarla esattamente nel modo in cui l'abbiamo sentita. Questa recitazione trasforma il nostro ascolto, la nostra lettura, da completamente passiva a attiva e finalmente ci permette di entrare nel meccanismo della lingua parlata. Infatti ci renderemo conto che quando inizieremo a parlare, a produrre, produrremo esattamente quelle frasi che abbiamo pronunciato e recitato ad alta voce. Ed eccoci qui quindi alla quinta punta della stella, in cui dobbiamo iniziare a parlare. Quando, con chi parlare direttamente a voce? Potrebbe essere imbarazzante, alcuni di noi si bloccano completamente, meglio iniziare dallo scritto. Quindi iniziamo a scrivere in inglese su Facebook, su Instagram, in messaggi privati, in chat, sui forum. Buttiamoci, parliamo,
scriviamo in inglese, vedrete che questo ci darà il tempo necessario per riflettere mentre scriviamo, perché dall'altra parte la persona può aspettare molto di più di quanto aspetterebbe se stessimo parlando faccia a faccia. Quando ci sentiremo pronti e tranquilli, ci butteremo nella mischia anche nel dialogo parlato face to face. Questa è stata una puntata densissima in cui abbiamo parlato di tutti i 5 pilastri dell'apprendimento dell'inglese a livello B1, B2, quindi un livello intermedio, nella scalata verso l'imparare a parlare in maniera avanzata e fluente. Spero che vi sia piaciuta, so che la precedente vi è piaciuta tantissimo, di conseguenza forse vi piaceranno anche le successive, quindi mettete un like, condividetele e iscrivetevi al canale, fate clic sulla notifica e aiutatemi a far crescere la community e a diffondere la filosofia di Memovia. Vi rispondo sempre nei commenti e mi piace ricevere i vostri consigli sugli argomenti da trattare, sulle lingue da approfondire per esempio, potete scrivermelo qua sotto e lo farò nelle prossime puntate. Grazie per aver guardato fin qui anche oggi, accanto a me appaiono altre 2 puntate che mi piacciono un sacco, mentre le guardate vi iscrivete al canale, mi scrivete. Io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare anche in più lingue, da solo e con gli allievi del Memovia Origin, e ci vediamo qui molto presto.